fortemente voluto dal Partito Democratico Metropolitano, perché, come ricordava Nicola Zingaretti nel discorso di insediamento della nuova segreteria, siamo una comunità che crede che la lotta alla mafia debba avere una proiezione europea e internazionale per essere autenticamente efficace. Ed eccoci qua a parlarne con un panel davvero straordinario. Io vi do il benvenuto come responsabile legalità del Dipartimento Metropolitano Legalità e con noi c'è Claudia Pecciotti, Nando Dalla Chiesa, Franco Mirabelli, Franco Roberti, che presenterò a mano che toccherà loro parlarci. Io darei subito la parola a Claudia Pecciotti, che è responsabile in segreteria regionale giustizia e lotta alle mafie. Claudia. Grazie Federico, a te, al dipartimento che coordini, che è sempre molto attivo sul territorio, quindi svolge una funzione molto importante. Grazie anche alla segretaria metropolitana Silvia Roggiani, sempre molto attenta al tema della legalità, anche per questo invito. Io questa sera sono onorata di essere seduta su questo palco con le persone che sono sedute qui con me e sono anche un po' emozionata per la presenza del professor Dalla Chiesa, perché come membro della segreteria regionale, appunto con delega alla giustizia e alle lotte alle mafie, ieri abbiamo voluto come PD Lombardo scrivere un ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 37esimo anniversario della sua uccisione, ricordandone le capacità, le intuizioni che hanno dato vita a degli strumenti di lavoro che ancora oggi sono un patrimonio prezioso per tutti, per la lotta alla criminalità organizzata. E così come ha fatto ieri il Presidente della Repubblica, abbiamo ricordato anche il suo senso etico, il suo profondo rispetto per le istituzioni, che credo debbano essere un punto di riferimento per i cittadini e anche per tutta la classe dirigente del nostro paese. Questa sera ci interroghiamo su come combattere le mafie e su come doverle combattere oltre i confini nazionali, perché purtroppo le mafie non hanno confini. E la Regione Lombardia è nel bene e nel male protagonista. È la regione più ricca, la piazza finanziaria più importante del nostro paese, ha un tessuto produttivo importante, attrae quindi consistenti flussi finanziari stranieri, ha una collocazione geografica e anche strutture importanti di comunicazione che, insomma, ci dice anche l'ultima relazione della DIA, la rendono poi il fulcro, il crocevia degli scambi commerciali ma anche dei traffici illeciti transnazionali. In questo contesto le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia, ma anche quelle dell'Osservatorio dell'Università degli Studi di Milano, presieduto dal professor Dalla Chiesa, ma anche l'ultima relazione della Commissione Parlamentare Antimafia dell'ultima legislatura, a cui ha partecipato anche il nostro senatore, insomma, Franco Mirabelli, con il suo lavoro di capogruppo nostro in commissione anche in questa legislatura, ci dicono che in Lombardia le mafie, ma sappiamo in particolare l'Ndrangheta, hanno saputo muoversi su quel confine fra attività economiche lecite e illecite, determinando un profondo inquinamento del sistema economico lombardo e quindi di conseguenza anche di molti altri settori della società della nostra regione. Leggendo l'ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia, ho visto la mappa della Lombardia che fa la DIA,
relativamente alle locali, cioè ai gruppi organizzati dell''ndrangheta nella nostra regione. È preoccupante, è allarmante. Si contano 25 locali dell''ndrangheta in Lombardia. I dati che ci dà la DIA ci dicono che insomma, la Lombardia è, è la regione al quarto posto per beni immobili confiscati alle mafie. È al terzo posto per numero di interdittive antimafia emesse, cioè quei provvedimenti che vengono emessi rispetto a imprese che in base ad un giudizio prognostico vengono considerate permeabili dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Al terzo posto, solo dopo Calabria e Sicilia, e quindi anche ancora più interdittive antimafia di quanto accade nella regione Campania. E infine la nostra regione detiene un primato negativo, ovviamente, ma quasi incontrastato, per maggior numero di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, ritenute quindi di interesse della direzione investigativa antimafia. Allora, questa situazione ci deve far dire che proprio anche qui nella nostra regione dobbiamo prenderci, assumerci la responsabilità, io lo dico anche da dirigente del Partito Democratico, di raggiungere un primato positivo però questa volta, cioè quello della resistenza e della lotta alle mafie, perché il giudice Giovanni Falcone già nel 1992 cosa ci diceva? Ci diceva che le vie maestre importanti per condurre questa nostra battaglia contro le mafie sono distruggere il potere finanziario delle mafie e utilizzare lo strumento appunto della cooperazione e della collaborazione internazionale, elemento di cui parliamo appunto questa sera. E Falcone ci diceva che fare questo o non farlo, diciamo, da questo proprio dipende la sconfitta o la vittoria della nostra lotta. Quindi in una regione come la nostra, che è centro delle attività economiche e finanziarie del paese, credo che passi e debba passare una parte importante della lotta alle mafie per cercare di recidere, di stroncare questo potere economico-finanziario, e non possiamo esimerci dal farlo perché le forze dell'ordine e la magistratura fanno un lavoro straordinario, la direzione distrettuale antimafia di Milano fa un lavoro eccezionale, infaticabile, ma noi dobbiamo assumerci anche noi la responsabilità dei cittadini. Rispetto all'aspetto del coordinamento a livello europeo sono stati fatti passi avanti, insomma, anche grazie all'onorevole Franco Roberti, che quando nel suo ruolo di procuratore nazionale antimafia ha molto puntato su questo, sul coordinamento, sulla collaborazione a livello europeo. La nostra direzione investigativa antimafia svolge un ruolo fondamentale da questo punto di vista, e cruciale anche per quanto riguarda l'aspetto importante della circolazione delle informazioni a livello europeo, di cui sicuramente poi i nostri relatori vi parleranno approfondendo questo aspetto. Cosa fare come PD Lombardo, visto che io sono in segreteria regionale del partito? Intanto pensare di dover fare ogni giorno sempre qualcosa in più. E in questi giorni stiamo organizzando un forum regionale sulla legalità, fortemente voluto anche dal segretario regionale Vinicio Peluffo, che è già nel programma della fase congressuale, che poi l'ha eletto, aveva la lotta alle mafie in Lombardia come punto principale appunto delle sue linee programmatiche. Questo forum sulla legalità partirà, io lo penso così, voglio farlo partire da una sinergia fra il partito e i nostri eletti nelle istituzioni, e quindi partirà dall'incontro fra i vari responsabili provinciali, fra cui anche
fra cui anche Federico Ferri, che sono presenti su tutto il territorio della Lombardia, in modo da attuare un'azione appunto per quanto più compatta sul territorio, dai nostri consiglieri regionali che fanno parte della Commissione Antimafia e quindi appunto anche dal senatore Franco Mirabelli. Lo penso come qualcosa che debba girare su tutto il territorio, perché io credo che uno dei compiti importanti che la politica debba e possa svolgere sia quello di informare e sensibilizzare anche i cittadini della Lombardia che le mafie, la 'ndrangheta in particolare qua, sono pericolose e anche nella quotidianità, no? Interferiscono anche nella quotidianità della nostra vita e quindi non si può più credere che siano qualcosa che non riguarda il Nord Italia e la nostra regione. E poi sicuramente tenere sempre alto il livello di attenzione noi come partito ed essere scrupolosi nella selezione della nostra dirigenza e dei nostri eletti nelle istituzioni. Il forum ovviamente poi si aprirà all'esterno del partito e questa è la caratteristica fondamentale che vogliamo dargli. C'è innanzitutto tutto un mondo dell'associazionismo composto di persone con un profondo senso etico e della legalità, con un profondo senso civico, che quotidianamente da, diciamo, semplici cittadini svolgono una funzione, un compito importantissimo, e come partito vogliamo con il forum quindi aprirci, unire le forze, perché solo se la pensiamo come una battaglia di tutti, veramente di tutti insieme, allora possiamo sperare di vincere questa nostra lotta per la legalità. Io concludo dicendo che, insomma, chi, e sono tanti, chi ha sacrificato la vita in questa battaglia contro le mafie, l'ha fatto non solo per senso del dovere rispetto alle funzioni e agli incarichi che ha ricoperto, quindi penso ai componenti delle forze dell'ordine, ai magistrati che hanno dato la loro vita nella lotta alla mafia, ma anche credo per un profondo senso civico. E noi dobbiamo a loro almeno di vivere la nostra quotidianità cercando di avere questo loro stesso senso civico, anche perché questo loro sacrificio è stato un sacrificio per tutti noi e, guardate, per la nostra libertà, perché io credo che combattere per la legalità significhi anche combattere per una società più democratica, più giusta, più equa, e non dobbiamo mai dimenticarci che la legalità viene e deve venire nella nostra quotidianità prima di qualunque altra cosa. Grazie. Grazie mille Claudia della tua introduzione, del tuo saluto, del tuo invito che accogliamo. È necessario comprendere bene però che le mafie non sono soltanto una questione di giù e ormai nemmeno soltanto una questione di tutta Italia, sono una questione europea e mondiale, se è vero come è vero che vi sono locali di 'ndrangheta in Australia, per dire, in Canada, e che il sogno di questa gente di far diventare tutti Calabria, non la Calabria che noi amiamo, la Calabria che amano loro e che noi non amiamo per niente. E quindi è necessario comprendere bene, sotto un profilo storico, sociologico, culturale, il meccanismo di questa internazionalizzazione della criminalità mafiosa, del modello mafioso. E per questo è qui con noi Nando Dalla Chiesa, che è professore ordinario di sociologia della criminalità organizzata a scienze politiche qui a Milano, all'Università Statale. Lì dirige anche l'osservatorio sulla criminalità organizzata, è presidente onorario di Libera e della scuola di formazione Antonino Caponnetto, che è una meraviglia che dobbiamo ricordare e portare nel nostro cuore tutti i giorni.
ed è direttore della cattedra Falcone Borsellino di Città del Messico, per la quale ha ricevuto un riconoscimento molto importante adesso, proprio in questi giorni, dalle Nazioni Unite, di cui siamo fieri come cittadini milanesi, come cittadini italiani. Quindi io chiederei a Nando Dalla Chiesa di spiegarci, sì, perché lui è un professore e noi dobbiamo imparare come cittadini e come cittadini appartenenti alla comunità di un partito, del Partito Democratico, e non c'è bisogno che dica quanto è importante questa comunità oggi, in modo tale che abbiamo degli spunti per andare a studiare. Dunque, io credo che sia importante rendersi conto che c'è questo dinamismo espansivo continuo che appare inarrestabile delle organizzazioni criminali, segnatamente dell''ndrangheta in Italia e nell'Italia del Nord, come luogo di una partita decisiva per i rapporti tra società italiana e mafia, tra Stato e mafia, e che questo dinamismo espansivo riguarda sicuramente l'Italia settentrionale, e già facciamo fatica a capire questo, ma come hai ricordato tu prima, riguarda un po' tutti i continenti del mondo, segnatamente alcuni continenti come l'Europa, l'Australia e l'America. Però ho detto, facciamo ancora fatica a capirlo per l'Italia del Nord. E siamo un paese che è considerato giustamente all'avanguardia della lotta alla mafia, che ha prodotto una legislazione che per gli altri risulta spesso incomprensibile, ostica, di difficile lettura, che ha alle spalle una quasi 40 anni di storia di educazione alla legalità nella scuola italiana, che ha prodotto alcuni degli uomini che sono visti come riferimenti in tutto il mondo per la lotta alla mafia. Quindi facciamo fatica a capirlo noi che siamo avanti rispetto a tutti. E io credo che un nuovo livello della discussione debba partire da qui. Gli altri paesi che cosa capiscono? Che consapevolezza c'è negli altri paesi europei, ma non soltanto europei, del rischio mafioso? Che si chiami 'ndrangheta o che si chiami in un altro modo, perché a Berlino c'è anche la mafia libanese, per esempio, che è molto aggressiva. Ce ne sono altre. Che consapevolezza c'è? Perché noi possiamo parlare della cooperazione internazionale, questa è una riflessione che vorrei consegnarvi, giustamente, perché si sono formate delle strutture di coordinamento, di collegamento, che mettono insieme energie investigative, sistemi giudiziari e polizieschi, basta pensare ad Europol e Eurojust. Ma il problema vero è, per esempio, perché il Parlamento europeo fa così fatica a dotarsi di una commissione parlamentare antimafia? Perché c'è stata una volta sola e soltanto per iniziativa di italiani? E esattamente mentre c'era questa commissione antimafia è stata prodotta una direttiva che indicava la confisca dei beni come una delle mete da perseguire, naturalmente con tutta la tenuità e con tutta la tutto il garbo che hanno le direttive europee, che non sono mai atti di imperio, ma sono dei consigli, dei suggerimenti, di indicazioni di cui poi naturalmente chi vuole si avvale facendole pesare. Come mai? Io allora cerco di mettere qui una sintesi e dell'esperienza compiuta all'estero, che ormai è sempre più marcata, sia di quello che
sto pensando che debba diventare una forma di impegno per contrastare il fenomeno mafioso, perché noi stiamo parlando di organizzazioni che davvero corrono, mentre noi siamo lì che ci mettiamo 20 anni a capire che sono presenti in Lombardia, loro corrono, noi gli mettiamo praterie a disposizione, la nostra cultura è lenta a comprendere quello che accade, loro sono molto veloci, sono molto svelti nell'immaginare quali sono le strade per potenziare i loro patrimoni, quali sono i modi per radicarsi in nuovi territori, e questa è una distanza che va assolutamente coperta, dobbiamo cercare di coprirla, però dotandoci di strumenti che siano all'altezza di una sfida che, figurarsi se voglio dare degli accenti pessimistici, sono sempre stato uno che dice ce la possiamo fare, però per farcela bisogna che le cose siano ben chiare. Allora a me faccio una cosa, un riferimento a un episodio che mi ha molto colpito mentre facevo un corso a Stoccarda. Che cosa succede? Che c'è una grande operazione antimafia che riguarda traffici di droga a Stoccarda, ma l'operazione parte dalla procura di Caltanissetta. E io mi sono chiesto, ma è possibile che in Germania non vedano questi traffici di droga? È possibile che l'operazione parta dalla procura di Caltanissetta? È possibile che certi interventi che vengono operati in Germania abbiano come retroterra giudiziario il lavoro di magistrati che operano in Calabria o in Sicilia? Che cosa pensa la Germania di sé? La Germania pensa di sé esattamente ciò che pensava di sé la Lombardia negli anni Ottanta, cioè che la mafia non la riguarda e che, essendo la potenza occidentale di riferimento per l'Unione Europea, è quella che detta d'altra parte le regole un po' a tutti i paesi, non può ammettere di avere al proprio interno la mafia, che è un fenomeno di italiani, noi dicevamo un fenomeno dei meridionali, loro dicono un fenomeno degli italiani. Il paese ne è immune, il tema non è dentro l'agenda politica, eppure non si produce una legislazione seria, nonostante sia stato un accenno di introduzione di associazione di reato di associazione mafiosa, si ha una allergia per tutto ciò che è legislazione sul modello italiano. Chi lavora nelle università tedesche sono, pensate, perché questo è un nostro merito, sono ragazzi italiani che fanno i dottori di ricerca o che fanno i ricercatori, che stanno cercando lì di sensibilizzare un sistema che non ne vuole sapere, di conoscere la sua realtà. Eppure, proprio per la mancanza di una legge sulla confisca dei beni, gli investimenti che vengono fatti dall''Ndrangheta in Germania sono altissimi. Perché stupidi non sono, anche quando hanno fatto la seconda elementare, e capiscono una cosa, che se c'è un paese in cui ci vorranno anni e anni e anni prima che ci sia una legislazione per la confisca dei beni, questa è la Germania, quindi investiamo lì, perché siamo al sicuro. Questi beni non ce li confischeranno. Il sistema non è attrezzato a capire, culturalmente non è attrezzato a capire. Gli investimenti sono molti, le presenze sono molte, tutti parlano di Duisburg, ma Duisburg è stato, guardate, il riflesso in Germania di una faida calabrese che riguardava San Luca, non è affatto il segno della presenza dell''Ndrangheta in Germania, se non indirettamente, ma non nasce da affari che vengono compiuti in Germania. Gli affari sono molto più solidi e si hanno sia nella zona di insediamento più storico, quella della Germania occidentale, sia nella Germania orientale. E nella Germania orientale, per esempio, c'è una città importante, che si chiama Lipsia, che è una delle più grandi città della storia tedesca, che era nella Germania orientale, quindi un'area che è stata unificata a quella occidentale senza avere capitali, senza avere poteri strutturati dopo la caduta del muro di Berlino, in cui l''Ndrangheta è penetrata tranquillamente.
voi andate a Lipsia, ci sono locali che sono, non le locali di 'Ndrangheta, ma locali pubblici, ristoranti, alberghi, bar che vengono aperti uno dopo l'altro con i capitali che vengono dai clan calabresi. Lipsia ha un solo volo diretto per l'Italia ed è per la Calabria, e se vi iscrivete all'Università di Lipsia trovate, quando andate nello schermo in cui vi viene richiesto da dove venite, ci trovate ovviamente come sempre in questi casi i vari paesi del mondo, e poi c'è Italia e prima dell'Italia c'è Calabria. C'è una penetrazione altissima, ma loro non lo capiscono. Lo capiscono i nostri insegnanti, i nostri che mobilitano per fare lo sciopero del consumatore nei confronti delle pizzerie, nei confronti dei ristoranti tendenzialmente calabresi, ma il fatto non scuote. Allora, il problema in realtà è che le legislazioni non si possono fare, e quando vengono fatte non trovano attuazione, perché culturalmente non c'è la convinzione che il problema ci sia davvero, esattamente come da noi negli anni Ottanta. Certo, la mafia, la finanza vengono qui perché qui c'è la borsa, ma questi mettevano radici nei nostri territori e lo facevano in Lombardia, l'hanno fatto in Emilia, l'hanno fatto in Piemonte, l'hanno fatto in Liguria. Il problema non era la finanza, il problema era la conquista dei nostri paesi, la conquista del territorio e di pezzi di economia. In Germania stanno facendo altrettanto, come ha fatto anche in Australia, ha fatto bene Federico a ricordarlo prima, che non è una conquista banale, perché in Australia hanno ucciso anche un parlamentare, hanno ucciso il vice capo della Polizia Federale, non è una cosina la presenza in Australia. E questo vale per la Germania, ma gli altri paesi che coscienza hanno? In Danimarca per esempio ci sono i sindacati, hanno denunciato la presenza dell''Ndrangheta a rimorchio dell'industria pubblica italiana che entra nei grandi lavori pubblici, ma una volta fatta la denuncia la cosa non ha avuto seguito. In Francia è lo stesso, la mafia in Corsica, e in Spagna, dove si sono presi metà del sistema turistico con latitanti mafiosi che si travestono da imprenditori e con delle leggi che continuano a proteggerli, perché in Spagna non c'è la mafia, perché c'è in Italia. E allora uno incomincia a mettere un tassello dietro l'altro e a rendersi conto che puoi anche pensare che c'è una cooperazione tra i magistrati, ma il fatto è che non c'è cooperazione tra le società, che questi sistemi rimangono fuori, che in Italia, se l'Italia ha fatto qualcosa di positivo, è stato sicuramente perché ha avuto dei magistrati che hanno aperto il varco, dei magistrati pionieri, è stato sicuramente perché ci sono state delle strutture investigative efficienti, ma non possiamo dimenticare, tornando indietro, qual è stata l'ostilità, appunto, pensando anche alla commemorazione di ieri, che ha accolto coloro che hanno cercato di aprire il cammino. Ci dimentichiamo che queste ostilità sono state battute grazie a un consenso popolare che è stato costruito progressivamente attraverso un impegno determinato, continuo, nelle scuole, non nelle università, nelle scuole, attraverso le associazioni, che c'è stato un pilastro che è stato quello della magistratura e delle forze dell'ordine, ma c'è stato un altro pilastro formidabile che è stato quello della scuola e dei giovani. Che se non ci fosse stato quest'altro pilastro, dall'altra parte non sarebbero andate le cose come sono andate, ma ci sarebbero state sempre delle somme di solitudini. Che cosa manca allora? Manca un movimento internazionale di opinione contro la mafia, che scuota le fondamenta a queste società che si sentono così sicure, che si sentono così al di fuori, che scuota l'Unione Europea, che faccia capire che ci vuole una commissione antimafia, la quale a sua volta non deve pensarsi come in modo autoreferenziale, semmai la faranno, perché io immagino che l'onorevole Roberti, mi ha detto anche l'onorevole Toia che si sarebbe battuta per questo, riusciranno a farla. Non può essere pensata in modo autoreferenziale, perché deve essere uno strumento
che si mette al servizio di altro, che significa altro e che può essere di riferimento per un movimento internazionale di opinione, che va costruito, che va costruito. Il lavoro che stiamo facendo nelle università, al quale mi sto dedicando tantissimo, è esattamente questo. Perché nelle università c'è un fattore importante, guardate, per esempio in Germania c'è un fattore importante che nelle scuole bilingue è obbligatorio lo studio della mafia, obbligatorio, non, da noi no, lì sì, però non si traduce in altro, perché le università sono, accolgono questi, soprattutto questi giovani italiani che sono l'elemento dinamico di tutti i sistemi universitari, noi non lo sappiamo che cosa portano i nostri giovani all'estero. Portano, è vero, i loro cervelli, portano però anche un'intelligenza che è incapace di far crescere anche l'Europa. Le università hanno delle risorse, hanno i legami con gli intellettuali, i legami con i professionisti, possono influenzare la politica. Io credo che in assenza degli elementi che ci sono stati in Italia, che sono probabilmente irripetibili, sia da lì che bisogna partire. Coinvolgere intellettuali e giovani con un lavoro di radicamento, un lavoro che chiede, ed ecco una cosa nuova, perché io mi sono sempre detto, ma io le mie cose le scrivo in italiano perché voglio parlare al popolo italiano per risolvere le cose, l'inglese lasciatelo a quelli che vogliono fare carriera accademica. Oggi non è più una questione di carriera accademica, bisogna fare le conferenze in inglese per farsi capire, perché se in italiano non ti legge nessuno. E devi parlare in spagnolo perché c'è un altro pezzo di mondo che è preda della presenza dei traffici e dei profitti della droga. Sono pezzi di mondo importantissimi in cui noi dobbiamo andare, e se vogliamo che l'esperienza italiana, che continuo a considerare quella di avanguardia, abbia un valore, dobbiamo portarla con la loro lingua. Ed è un salto assoluto quello che va realizzato in questo contesto, perché si potrebbe perfino dire, però ci sono le Nazioni Unite, no? Perché chi è che deve contrastare il crimine a livello internazionale? Le Nazioni Unite, sono loro che sono deputate a farlo, ma come sapete nelle Nazioni Unite ci sono fior di paesi che hanno dei criminali che sono ai loro vertici. Ci sono degli stati che si sono formati dopo guerre assassine e dopo olocausti, che hanno portato ex mercenari e militari al governo e li hanno trasformati in politici e in leader politici. Che cosa diranno questi alle riunioni delle Nazioni Unite? Che in genere scontano la presenza di equilibri precari, della necessità per una ragione o per l'altro di accaparrarsi il voto di quel paese, che è un paese che nega i diritti e che magari vede i narcos e un narcotrafficanti che hanno un ruolo importante nella loro economia. Una persona che abbia un minimo di realismo può immaginare le Nazioni Unite insieme in un'assemblea che si schierano contro il crimine organizzato in modo severo? No, però abbiamo la fortuna che ci sono le strutture delle Nazioni Unite che hanno una cultura diversa. È un po' come in Italia. Abbiamo settori della magistratura e settori della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza che sono molto più avanti del popolo italiano e quindi sono molto più avanti di coloro che possono legittimamente rappresentare il popolo italiano. Le strutture delle Nazioni Unite sono così. E dobbiamo giocare su questa contraddizione, strutture e assemblea delle nazioni. Fare questa operazione significa costruire un'opinione pubblica mondiale contro la mafia, esattamente come c'è un legame internazionale, transnazionale tra tutte le criminalità organizzate. È una grande scommessa, secondo me. Ma mi rendo conto sempre di più che non si può vincere questa battaglia. Cioè, certo che è difficile vincere in Lombardia, e già ammetterlo significa dire, ma di che cosa ci stai parlando? Ma non possiamo più perdere tempo, perché loro fanno affari e conquistano consensi politici, entrano nei partiti politici. Una volta in Germania non avevo nulla a che fare con i partiti politici, ora incominciano a esserci le prime connessioni. Stanno facendo nascere in Messico il primo narcostato della storia, non c'è riuscito nemmeno il cartello di Medellin a trasformare la Colombia in un narcostato.
sono sfide straordinarie alle quali dobbiamo assolutamente arrivare attrezzati. Gli accordi tra le polizie, certo, ma le polizie sono le stesse, almeno quando vengono anche in università a fare le loro testimonianze, che ti dicono: meglio che ci regoliamo tra di noi. Credo che Franco Roberti lo sappia benissimo questo, perché le leggi non riusciamo a farle. Dateci gli strumenti di cooperazione operativa e qualcosa facciamo. Non contiamo su quello che non riusciremo ad avere. Ma perché non riusciremo ad avere? Perché in quei parlamenti non arriva la voce di un popolo che comprende la gravità del rischio e si mobilita contro quel rischio. Partiamo da qui allora. Io penso che Milano possa dare molto per l'esperienza universitaria, perché può rappresentare anche attraverso una magistratura molto efficiente e degli apparati di Stato molto efficienti il meglio dell'esperienza italiana, perché la scuola qui ha fatto molto. Io credo che dovremmo impegnarci ed è quello che propongo anche ai partiti politici, che credo che non saranno insensibili, almeno alcuni, nel 2020, che è il ventennale della Convenzione di Palermo, quella che per impulso di Giovanni Falcone portò ad avviare la lotta transnazionale contro il crimine transnazionale, a portare lo spirito della Convenzione di Palermo oltre gli accordi che riguardano l'attività giudiziaria e investigativa. Ci deve essere dentro lo spirito di Palermo, della Convenzione di Palermo, lo spirito da cui è nata quella convenzione, una larga partecipazione dell'altra faccia, cultura, arte e scuola, cultura, arte e università. Questa è un po' la sfida che abbiamo, che ti accennavo prima, Franco, perché credo che quando le cose si capiscono con molta chiarezza, la strada si presenta molto difficile, ma bisogna batterla. Grazie, grazie mille Nando Dalla Chiesa. Tremiamo di fronte a questo tipo di impegno, che però non è aggirabile, non è rimandabile. Abbiamo con noi Franco Roberti, che è stato, lo sappiamo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dal 2013 fino al 2017, dal 2015 anche antiterrorismo, poi è stato assessore alla sicurezza in Regione Campania e attualmente è il nostro eurodeputato al Parlamento europeo. E Franco Roberti chiaramente conosce con grande precisione, grande profondità i problemi legati alle dinamiche di cooperazione di cui parlava Dalla Chiesa, alle farraginosità, alle difficoltà. Quindi io gli chiederei intanto che cosa c'è da fare subito per evitare, per esempio, che la magistratura che sta ascoltando un 'ndranghetista, se questo 'ndranghetista supera il confine di Chiasso, va di là, non possa essere ancora ascoltato, perché oggi non può esserlo. E, come si fa? Quali sono i primi passi, soprattutto alla luce della sua importantissima presenza in Europa? Grazie, buonasera a tutti. Beh, arriverò a rispondere anche a questa domanda specifica su che cosa bisogna fare per fare bene le indagini e per poter arrivare a raccogliere il materiale probatorio necessario a perseguire efficacemente i mafiosi. Ma permettetemi di iniziare questo mio intervento, che non sarà brevissimo, mi ritaglio sul tempo di Nando, con un documento che avevo portato con me, perché sapendo di venire qui a Milano a parlare alla Festa dell'Unità. Questo documento è il documento conclusivo degli Stati Generali della lotta alle mafie, Carta di Milano, 10 tesi per la lotta alle mafie del XXI secolo.
fu presentato qui a Milano, perciò l'ho portato oggi, il 23-24 novembre del 2017, 2 anni fa. È un documento che fa una ricognizione completa dello stato dell'arte. Esordisce dicendo: le mafie non hanno vinto, ma non hanno nemmeno ancora perso, si sono trasformate. E poi da lì tira fuori 10 tesi che non riguardano solo l'azione giudiziaria e investigativa, ma riguardano quell'azione sociale e politica di cui parlava Nando, per sconfiggere le mafie e per portare anche oltre i confini la cultura dell'antimafia. Ma la cosa bella, secondo me, che devo segnalare è che questo documento fu redatto 2 anni fa da un giovane e brillante economista del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano, che oggi è ministro per il Sud. E è una gran bella notizia che Giuseppe Provenzano, autore di questo bellissimo e importantissimo documento, oggi faccia parte della compagine governativa in rappresentanza del Partito Democratico. È un segno tangibile e molto confortante, secondo me, che il Partito Democratico comincia a fare sul serio nella lotta alle mafie. Comincia concretamente, al di là delle declamazioni, al di là delle dichiarazioni di principio o delle dichiarazioni di priorità, che per la verità non ci sono mai state finora, a fare sul serio, mettendo le persone giuste al posto giusto. Naturalmente Provenzano non è la sola persona giusta al posto giusto, per fortuna ce ne sono anche altre in questa nuova compagine governativa, ma è importante che ci siano persone sensibili alle tematiche antimafia nel governo, perché è vero quello che ricordava Nando all'inizio del suo intervento. È strano che il Parlamento europeo abbia tanta difficoltà a dotarsi di una commissione antimafia europea. Ne abbiamo avuto un solo esempio e lì, per la verità, tutta la rappresentanza politica italiana, tutti i partiti in quegli anni, parlo degli anni 2009-2013, si mosse molto bene. Leader di quell'iniziativa fu Sonia Alfano, ma diciamo tutti gli europarlamentari italiani dettero una spinta al lavoro della commissione antimafia. Ma sapete che successe all'epoca di quella commissione? Successe che fummo convocati alcuni magistrati italiani di varie procure, io allora ero alla procura di Salerno, per parlare al Parlamento europeo delle mafie transnazionali. Facemmo un hearing, un'audizione molto proficua, molto interessante, molto partecipata dal Parlamento, e alla fine nel 2013 il Parlamento europeo se ne venne fuori con una risoluzione scritta benissimo, scritta dai nostri parlamentari, ma approvata all'unanimità dal Parlamento europeo, contro le mafie in Europa. Che cosa poi è derivato da quella proposizione, quella risoluzione? Ben poco. Io mantengo la sensazione che, diciamo, quelle tesi che furono approvate all'unanimità dal Parlamento europeo spaventarono un poco i paesi del Parlamento europeo. Cioè, è come se gli avessimo sbattuto in faccia una realtà che essi rifiutavano, come ricordava Nando. E su questo punto permettetemi di ricordare un fatto personale che mi è molto caro, un ricordo molto bello che conservo a proposito del rifiuto, nel mio caso dei tedeschi, ma potrei fare anche altri esempi di altri paesi, di ammettere la presenza delle mafie nel proprio territorio. Nel 1990, sul finire del 90, c'era stato a settembre l'omicidio di Rosario Livatino ad Agrigento, che era stato commesso da emigrati italiani siciliani che erano venuti per fare l'omicidio dalla Germania, dal nord Reno-Vestfalia. Erano stati per fortuna arrestati, si era capito che venivano dalla Germania per fare l'omicidio Livatino. Pochi giorni dopo ci fu il sequestro nel mio territorio, ero procuratore, sostituto procuratore a Napoli, nel mio territorio ci fu il sequestro di un ingentissimo carico di armi e di esplosivi portato da un siciliano di Capo d'Orlando che veniva dallo stesso territorio tedesco da cui erano venuti i killer di Livatino, e fu sequestrato questo carico in Campania. A quel punto Falcone mi telefonò, perché lui stava seguendo, era procuratore aggiunto a Palermo, Giovanni Falcone, e disse: dobbiamo andare subito in Germania per capire che sta succedendo in Germania. Correva l'anno 1990. Lui aveva, Falcone vedeva sempre più lontano di tutti, aveva capito che bisognava muoversi subito in quel momento per sollecitare la cooperazione dei tedeschi e per contrastare il radicamento della mafia siciliana in Germania. Andammo in Germania, a Düsseldorf, ci trovammo di fronte a un muro di gomma incredibile, negavano l'evidenza, negavano
non potevo negare che quei killer e quel carico veniva dal loro territorio, ma negavano la presenza delle mafie in Germania. Erano solo preoccupati però che i mafiosi facessero un attentato a Giovanni Falcone sul sacro suolo germanico. Questo li preoccupava moltissimo, ma per il resto negavano totalmente qualunque presenza mafiosa nel territorio germanico. E ci dissero alla fine, beh, tutto sommato, ecco come ricordava Nando, alla fine sono problemi vostri, anche se sono venuti da qua, dalla Germania, i killer di Livatino, è un problema vostro, è una cosa che non ci riguarda. Dopo 17 anni ci fu Duisburg, e ancora una volta la risposta a Duisburg, alla strage di Duisburg, fu, beh vabbè, ma è un problema vostro, è una faida tra calabresi, non ci riguarda. Invece si capì subito e si dimostrò che li riguardava moltissimo, perché, così come riguardava anche altri paesi, perché l'Andrangheta a quel punto portava soldi, portava know-how, portava imprenditorialità e si riciclava nell'economia legale della Germania, dell'Olanda, dell'Australia, del Canada, i profitti delle attività illecite. Vedete, è stato accertato che l'Andrangheta investe nel proprio territorio di origine meno del 20% dei profitti illeciti, il resto lo investe al nord, lo investe qua a Milano, lo investiva qua a Milano, dove c'erano, come è stato ricordato, 25 locali di 'Ndrangheta, ha incominciato a investirlo anche in altri paesi. Perché? Anche questo l'ha spiegato già benissimo Nando, e mi dispiace di dovere ripetere meno bene cose già da lui dette. Perché lì non è che non ci sono le norme, non c'è la sensibilità per applicarle correttamente. Vedete, noi abbiamo ormai una disciplina europea, di derivazione europea, le direttive europee che riguardano per esempio l'antiriciclaggio. La Unione Europea produce una serie di direttive e le aggiorna continuamente in materia di antiriciclaggio, che vengono poi recepite negli ordinamenti dei paesi dell'Unione Europea. Ma il fatto di recepirle non significa che vengano poi queste direttive correttamente ed efficacemente applicate. E non vengono correttamente ed efficacemente applicate quando ci sono, perché non sempre poi ci sono, perché manca quella sensibilità, perché tutto sommato è un problema degli italiani e perché pecunia non olet alla fine. E allora, che cosa bisognerebbe fare di fronte a questo quadro un po' sconfortante? Quello che abbiamo sempre fatto, e che per la verità in questo interludio dei 14 mesi di governo giallo-verde non abbiamo visto più fare, spingere a livello internazionale per favorire la cooperazione internazionale. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, credo, e Franco Mirabelli mi è buon testimone, che abbia fatto molto in questi anni per promuovere la cooperazione internazionale in sinergia con i governi di centrosinistra. Io ricordo di essere stato nel 2015 con il ministro della giustizia Andrea Orlando in Messico, a Città del Messico, per far capire ai messicani che cos'è la criminalità organizzata e come si combatte la criminalità organizzata. Poi i colleghi messicani sono venuti qui in Italia oggi, lo apprendo oggi, abbiamo Nando Dalla Chiesa che insegna in Messico l'antimafia. Vedete, sono processi virtuosi importantissimi, che naturalmente debbono partire da noi, perché noi siamo un'avanguardia, noi abbiamo il know-how, noi abbiamo gli strumenti normativi, organizzativi e, come dire, di pensiero dell'antimafia che altri paesi non hanno e di cui non si sono ancora dotati. Quindi qual è il nostro compito di europarlamentare? Innanzitutto di batterci per far ricostituire la Commissione europarlamentare antimafia. È un impegno, è l'impegno primario che abbiamo assunto. L'ho assunto io, l'ho assunto Patrizia Toia, abbiamo già incominciato a spingere, ci è stato detto sì, però dovete negoziare, capite? Lì bisogna negoziare, perché è un'istanza politica e quindi tutto deve essere oggetto di negoziazione. Negozieremo, vedremo che cosa ci chiederanno in cambio eventualmente della istituzione della Commissione Antimafia, ma la Commissione Antimafia si farà. Così come si farà, promuoveremo un'azione più incisiva dell'Unione Europea in materia di corruzione. Voi sapete benissimo che la corruzione, l'evoluzione del modello mafioso è stato in chiave corruttiva. Oggi le mafie sparano meno perché corrompono di più. Le mafie sono trasformate da strutture militari, peraltro sempre tendenti a infiltrarsi nell'economia e nella politica, in strutture affaristiche con un sostrato militare, che usano la corruzione come strumento privilegiato per entrare nella politica, nelle istituzioni e nell'economia. Allora, se è così, dobbiamo colpire con la stessa intensità i fenomeni corruttivi con cui, la stessa intensità con cui colpiamo i fenomeni mafiosi. Per fare questo ci serve anche l'appoggio della normativa europea, che per la verità è un po' carente su questo punto, tant'è che solo recentemente, l'ho appreso andando al Parlamento europeo, la Commissione europea
ha aderito all'organizzazione Greco. L'organizzazione Greco è un acronimo, è un'organizzazione che esiste da tempo presso il Consiglio d'Europa. Voi sapete che il Consiglio d'Europa è un'altra organizzazione europea che consta di 47 paesi aderenti e che si occupa di diritti umani, di Stato di diritto, di massimi sistemi in materia, diciamo, giuridica europea. Ma il Consiglio d'Europa, che ha sede a Strasburgo, si è dotato di questa organizzazione Greco per contrastare la corruzione nei vari paesi del Consiglio d'Europa. Solo di recente la Commissione europea, cioè dell'Unione europea, ha aderito al Greco. Allora io ho colto l'occasione di questa adesione che ci è stata comunicata per rivolgere la mia prima interrogazione parlamentare al Presidente Juncker, ancora in carica per un mese, chiedendogli che cosa intende fare la Commissione, che è l'organo di governo dell'Unione Europea, quindi l'organo che promuove la legislazione europea, che cosa intende fare la Commissione d'intesa con il Parlamento Europeo, perché c'è il principio di colegislazione, per darsi una normativa anticorruzione. Una normativa anticorruzione che preveda per il contrasto alla corruzione gli stessi strumenti già previsti per il contrasto alle organizzazioni mafiose, strumenti che esistono anche in Europa, perché è stato ricordato Eurojust, organismo di coordinamento delle indagini a livello europeo, l'Europol, che è la polizia europea. Quindi gli strumenti ci sono, gli organismi ci sono, ci vuole la volontà politica di farli funzionare bene e poi di attuare nei singoli paesi quelle che sono le direttive europee in materia di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e alla corruzione. Noi italiani spingeremo, oggi diciamo confortati diciamo, da questa nuova prospettiva del nuovo governo, spingeremo con sempre maggiore convinzione. Io credo che le mafie siano un fenomeno, come diceva Giovanni Falcone, sono un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani hanno avuto un inizio e avranno una fine sia a livello nostro interno che a livello internazionale. Bisogna crederci e bisogna, come sempre diceva Falcone, mettere in campo le migliori risorse, le migliori energie, i migliori uomini e le migliori donne per contrastare questi fenomeni, ma soprattutto bisogna dimostrare ai cittadini, la cui fiducia è fondamentale per alimentare la nostra azione, bisogna dimostrare ai cittadini che si fa sul serio, che si vogliono veramente sconfiggere le mafie, che l'obiettivo non è quello di contenere le mafie, non è quello di quel ministro che anni fa diceva purtroppo con le mafie bisogna convivere. Con le mafie non bisogna convivere, le mafie vanno sconfitte, è un obiettivo concreto possibile e noi ci prefiguriamo di farlo in un termine, diciamo, non lontano, almeno questo è il mio auspicio. Grazie. Però devo rispondere, scusate, questo era il cappello, devo rispondere alla domanda, scusatemi. Ora, quando parliamo di cooperazione internazionale, noi parliamo di scambio di informazioni. Diceva Giovanni Falcone, prima di lui, 10 anni prima di lui, Carlo Alberto Dalla Chiesa, dicevano non esistono formazioni criminali che non possono essere sconfitte con un sistema organizzato che ponga al centro della propria attività e della propria iniziativa lo scambio informativo, la tempestiva e completa conoscenza delle informazioni del fenomeno e dei fatti criminali che si vanno a contrastare, quindi scambio informativo. Identità di sistemi investigativi, perché vedete la cooperazione internazionale al netto di quella diciamo superficialità e di quella non volontà di riconoscere la presenza del fenomeno mafioso nei rispettivi territori. La cooperazione internazionale sconta anche le asimmetrie regolative, quelle che noi chiamiamo con un termine un po' tecnico, asimmetrie regolative tra i vari paesi. Voglio dire, se noi abbiamo un sistema processuale che consente di fare delle intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche, ma ci dobbiamo interfacciare con un sistema che non lo consente o non lo consente nella misura in cui lo consente il nostro sistema, ci sono difficoltà. Allora, armonizzare gli ordinamenti, superare i limiti delle cosiddette rogatorie, per cui se io devo andare a fare devo seguire un'intercettazione di un tizio che ho agganciato qua in Italia e poi continuo a parlare di fatti criminali in Svizzera, devo chiedere l'autorizzazione al giudice svizzero per poter utilizzare quelle intercettazioni, se no non le posso utilizzare nel processo in Italia. Beh, superare questi limiti rogatoriali sarebbe indispensabile. Anche in questo caso, permettetemi di dire che la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha fatto e continua a fare molto, perché noi, come tu sai benissimo Franco, perché ne abbiamo parlato tante volte in Commissione Antimafia, abbiamo tutta una serie di intese, di protocolli di intesa che abbiamo stabilito con una serie di autorità giudiziarie di vari paesi dell'Unione Europea e fuori dall'Unione Europea,
I protocolli d'intesa prevedono proprio questo scambio informativo e la facilitazione nell'espletamento delle rogatorie. Abbiamo protocolli d'intesa con paesi molto importanti, a noi vicini e anche meno vicini, per contrastare sia la criminalità mafiosa che la criminalità terroristico-eversiva. Io sono particolarmente orgoglioso del protocollo d'intesa che ho sottoscritto perfino col procuratore generale libico. Voi vi chiederete, ma esiste un procuratore generale libico? 2 anni fa esisteva e ho fatto un protocollo d'intesa per lo scambio informativo con la Libia. Poi purtroppo è successo quello che è successo e il protocollo in questo momento ovviamente non funziona più. Però ci abbiamo provato. Così come invece funziona bene il protocollo d'intesa per lo scambio informativo con i paesi dell'area balcanica. Voi sapete benissimo quanto sia importante l'area balcanica, dalla quale provengono infiniti traffici, dalla tratta di esseri umani al contrabbando di armi, ai traffici di droga. Quindi l'area balcanica è, diciamo, gli uffici giudiziari dell'area balcanica, di tutti i paesi intendo dell'area balcanica, sono fondamentali perché cooperino con noi nel contrasto alla criminalità transnazionale. Potrei citare altri casi, ma mi fermo a questo punto. Voglio dire, ci stiamo muovendo e continueremo a farlo. Naturalmente questo ci serve intanto per rendere più incisive le indagini, ma soprattutto per promuovere quella consapevolezza della necessità di combattere a livello transnazionale le mafie, che purtroppo finora è stata piuttosto carente. Grazie mille Franco Roberti per questa panoramica in cui emerge chiaramente che il lavoro da fare è molto e irto di difficoltà, d'altronde va fatto e quindi l'ottimismo della volontà ci costringe ad andare avanti e a correre. Io adesso chiederei a Franco Mirabelli di raccontarci che cosa. Franco Mirabelli anche questa 18ª legislatura è capogruppo del Partito Democratico in Commissione Antimafia, vice capogruppo al Senato. Chiederei di raccontarci che cosa sta succedendo in Commissione Antimafia, che ne è dell'impegno della Commissione della 17ª legislatura, di questo incentivo di cui ci ha detto l'onorevole Roberti alle collaborazioni internazionali. Cioè, batte un colpo questa Commissione Antimafia o tace? È una domanda che non mi aspettavo, ma non voglio. E su cui non avrei tanto da rispondere, devo dire. Stiamo vivendo un impasse nel lavoro della Commissione Antimafia che speriamo di superare adesso con l'impulso del nuovo governo. Mi pare che nel governo precedente non ci fosse tanto la volontà di una parte della maggioranza di far funzionare la Commissione Antimafia. Se pensiamo che ci è voluto quasi un anno per fare la prima missione, mentre la scorsa legislatura eravamo abituati a fare 3-4 missioni al mese, a essere ovunque succedevano cose, dall'Emilia alla Calabria alla Lombardia, per capire cosa succedeva, devo dire che finora i risultati, ma anche la sommatoria di quello che ha fatto questa commissione in questa legislatura è assolutamente insufficiente. Però mi riallaccio a questa domanda per dire una cosa. Oggi abbiamo qui con noi Nando, abbiamo Franco Roberti e io non ho moltissimo da aggiungere rispetto alle cose che hanno detto, però voglio partire da qui per dire una cosa che secondo me è una cosa importante. La politica, questo mi ha insegnato la scorsa legislatura, la politica deve fare 2 cose se vuole combattere la mafia. Intanto mettere in campo una volontà vera di battere la mafia. La seconda è avere la capacità di ascoltare persone come loro. Nando è stato importante, prezioso la scorsa legislatura. Abbiamo fatto un'analisi approfondita di cosa sono le mafie al nord grazie al lavoro dell'Università di Milano. Ci ha consentito di capire tante cose, così come Franco Roberti
anche stasera ci ha raccontato, ci ha spiegato, ci ha detto che cosa secondo lui bisogna fare. Poi la politica deve essere capace di ascoltare e di trasformare queste cose in misure, atti politici, scelte. E la scorsa legislatura l'abbiamo fatto, poi ci torno, ma la scorsa legislatura abbiamo fatto la riforma del codice antimafia, è stata fatta sentendo lui, sentendo i magistrati di sorveglianza che gestivano i beni confiscati, è stata fatta facendo tesoro del quadro che Nando descriveva rispetto a che cosa sono le mafie al nord. Perché guardate che guardare dentro l'inchiesta Emilia, siamo molto lontani dal mafioso con la coppola e la valigetta che viene a investire nella borsa di Milano. Stiamo parlando, come abbiamo detto nella relazione conclusiva della Commissione Antimafia, di mafie che sono insediate al nord. E tutto questo l'abbiamo potuto fare perché la politica ha saputo ascoltare e ha messo in campo una volontà forte, e io credo che questo sia un tema che va sottolineato e che è mancato in questa legislatura, è mancato fino adesso, non soltanto in Commissione Antimafia, poi concludo su questo, ma io penso che il governo precedente su questo non abbia messo in campo neanche la volontà, una volontà vera di mettere la mafia, la lotta alla mafia al primo posto. Detto questo, io credo che da ciò che ci hanno detto tutti, che hanno detto tutti coloro che mi hanno preceduto, c'è un tema evidente. Noi solo 10 anni fa dire che la mafia era un problema nazionale, che era insediata in tutto il paese, sembrava una cosa, adesso non sto a fare i soliti esempi del prefetto Lombardi che solo qualche anno fa spiegava che la mafia non esisteva, o della sindaca Moratti idem, oppure non sto a dire fino a pochissimi anni fa abbiamo parlato di infiltrazioni e ci siamo rifiutati di pensare che le mafie, perché poi Nando diceva i tedeschi si rifiutano di ammettere che le mafie ci sono anche lì, non è che qui sia tanto diverso, quando vai a Cisliano, vai a Sedriano, primo comune sciolto per mafia in Lombardia, o vai a Cantù dove la 'ndrangheta si è manifestata non soltanto penetrando il mondo economico ma proprio anche fisicamente, taglieggiando, usando violenza, c'è una difficoltà ad ammettere e accettare e quindi a combattere questo fenomeno. Oggi loro ci hanno detto una cosa in più, che non solo la mafia è una grande questione nazionale ma è una grande questione internazionale, e che o la combattiamo a quel livello sempre di più, o la combattiamo a quel livello, o i risultati che potremo ottenere sono insufficienti, o comunque non saranno quelli che vogliamo, di sconfiggere le mafie. E ci hanno detto un'altra cosa: noi siamo un paese che su questo può insegnare molto, perché abbiamo la legislazione migliore, abbiamo gli apparati migliori. Non è un caso che siamo un paese che ha affidato la lotta al terrorismo alla Direzione Nazionale Antimafia, perché noi sappiamo che lì c'è un know-how, una capacità investigativa di fare prevenzione, una cosa che di cui non si parla mai in questo paese, perché si parla sempre delle pene da comminare dopo che i reati sono stati compiuti, di fare prevenzione che non c'è da nessun'altra parte del mondo, e nel resto del mondo si comincia a capire questa cosa. Ora, detto questo, io penso che noi dobbiamo avere due versanti su cui investire nei prossimi mesi, e utilizzando anche il fatto che adesso governiamo, aggiungo che questo governo
è un governo che nasce per stare in Europa, che ricostruisce una credibilità in Europa e quindi che può, se l'Italia vuole, insistere di più, ottenere di più rispetto alle cose che diceva Franco Gabrielli, proprio perché questo governo nasce soprattutto per chiudere una fase in cui si è cercato scientemente di uscire dall'Europa, di destrutturare l'Europa, si è persa credibilità in Europa. E invece io penso che l'Europa possa anche sul fronte della lotta alla mafia fare moltissimo. Ora, io sono molto d'accordo sulla necessità, ne abbiamo parlato insieme anche col Presidente del Parlamento Europeo, che avrà voce in capitolo su questo, di costruire la Commissione Antimafia, lui è d'accordo e credo che si farà. Io non penso però che dobbiamo dare l'idea che basta questo. Questo è importante perché c'è un lavoro di sensibilizzazione, di ricerca, di assunzione di un tema da parte di tutta l'Europa. Però poi c'è a latere un tema che significa mettere in campo delle direttive, delle norme europee. Faccio due esempi. Gran parte dei paesi europei non hanno reati associativi, non riconoscono il reato di associazione di stampo mafioso o di associazione a delinquere. È un problema. Nella lotta alla mafia i reati associativi sono stati una chiave che ha consentito di condannare, di perseguire molti mafiosi. Secondo, questo forse si capisce di più, la confisca dei beni, come fa la legge violatore, la confisca preventiva dei beni per chi commette reati di associazione mafiosa non è prevista in gran parte dei paesi europei. Su questo io credo si debba lavorare, perché se no, lo diceva Nando, il mafioso, visto che rischia che la casa, l'immobile o l'azienda gli venga confiscata in Italia, la porta in Francia, in Slovenia oppure in Germania, rendendo più difficile la questione. E dopodiché, appunto, c'è il problema dei prestanome, ci sono una serie di norme. Se io penso adesso, ieri sera sempre con Franco abbiamo fatto un dibattito a Ravenna, c'era Antoci, l'ex presidente del Parco dei Nebrodi, che come sapete ha subito un attentato, perché lì c'è una mafia agricola che specula sui beni, specula sui fondi europei per l'agricoltura. Il fatto che ci possa essere una mafia che specula, cioè, non è previsto in Europa dalle regole per cui vengono dati quei fondi. Ecco, queste cose, mettere già mano a queste cose in Europa sarebbe importante, e oggi abbiamo un governo che può farlo. La seconda cosa, guarda, io la dico così, non riguarda specificatamente la questione europea o la questione internazionale, però io penso che se vogliamo essere attivi, se dobbiamo vogliamo dare un impulso nella lotta alla mafia in Europa e a livello internazionale, dobbiamo ricominciare a dare i segnali che qui si ricomincia a fare la lotta alla mafia, perché questo anno e mezzo è stato un anno e mezzo in cui il governo si è dimenticato di questo argomento. Io penso che noi dobbiamo ripartire da dove l'avevamo lasciata,
la scorsa legislatura, adesso non solo la Commissione Antimafia, il Parlamento ha fatto tantissime norme utili per combattere la mafia, voto di scambio, autoriciclaggio, la legge anticorruzione, il codice degli il nuovo codice degli appalti, la riforma del codice antimafia. Abbiamo fatto tante cose che hanno dato strumenti per combattere sempre meglio le mafie. Quel percorso è stato interrotto. È stato interrotto per diverse ragioni. È evidente sul terreno delle norme. Noi abbiamo fatto la legge, abbiamo fatto il contratto degli appalti, la legge sugli appalti, l'hanno smontata e hanno rimesso in campo una parte di quelle norme su cui la mafia, i corruttori agiscono per corrompere. Hanno tolto una serie di misure di prevenzione che avevamo messo in campo, il ruolo dell'ANAC, i limiti al di sopra dei quali non poteva essere dato con un affidamento diretto l'appalto, i subappalti, i consorzi che possono ritrovarsi, vincere l'appalto, distribuirsi i subappalti, tutti strumenti utilizzati in passato dalle mafie, sono stati ripristinati e soprattutto è stato dato un messaggio e il messaggio va ribaltato. Il messaggio è stato che la legalità non è per forza un valore, ma può essere un problema, perché di fronte alla possibilità di fare le opere, se i controlli le rendono più difficili, eliminiamo i controlli. Se l'ANAC disturba perché, guardando dentro agli appalti, può dar fastidio e quindi rallentare le opere, è meglio togliere di mezzo i controlli. Ma poi si è fatta un'altra operazione, si è detto la legalità non è un gran problema, perché quando un governo fa in solo un anno e mezzo 9 condoni sono stati fatti, dà un messaggio ai cittadini che le regole non è proprio necessario rispettarle, e se dai questo messaggio i primi che ne approfittano è la criminalità organizzata, sono i criminali, sono chi agisce nella illegalità. E poi non serve mettere, ed è l'unica citazione che c'è in uno dei due decreti sicurezza, scrivere la parola mafia, soprattutto se la si scrive soltanto per dire che i beni confiscati ai mafiosi possono essere venduti più facilmente anziché essere, come giustamente dice la legge Pio La Torre, rimessi a disposizione della popolazione. Ecco, questo è il tema, dobbiamo ripartire da qui, ribaltare questo ragionamento e dire che certo c'è un problema di sicurezza che può riguardare gli immigrati, certo c'è un problema di sicurezza che può riguardare i parcheggiatori abusivi o l'accattonaggio, perché di questo si sono occupati i decreti sicurezza 1 e 2, che però c'è una priorità in questo paese, che è quella di lottare contro la corruzione e contro la criminalità organizzata. Quindi io penso che questo governo debba ripartire da qui, da dove ci siamo interrotti la scorsa legislatura. Grazie Franco.